Ciao a tutti cari amici, innanzitutto vi devo dire grazie per aver aperto il televisore. Dunque, passiamo subito ai fatti. E adesso faremo dei giochi e delle canzoni, canteremo delle canzoni. Il gioco del giorno è il gioco dell'oca. Prima di tutto, per fare il gioco dell'oca bisogna dividersi in due squadre. Io sono il capitano di questa squadra, mentre Massimo è il capitano di quella squadra. Ciao. Ciao. Beh, Massimo, però ci voglio due ballette. Dunque, io prendo Katia, vieni. E tu, Massimo, chi prendi? Io scelgo Cristiana. Va bene, tu Cristiana e io Katia. Ma ci vogliono due segnapunti. Sì. Beh, allora vieni tu Sonia e tu Pierangela. Possiamo già iniziare? Un momento, per sapere il primo che deve tirare il dado, facciamo una piccola conta. E il primo che viene tira il dado, mentre l'altro, per consolazione, va a scegliersi il segnapunti. Dunque, io scelgo dispari. E io pari. Va bene. Alle rombe del canon che fa bim bum bom. Due, pari tuo, quindi vai al dado, mentre io scelgo il segnapunti. Io prendo l'astro. Ed ecco, Massimo sta per tirare, rotola e si ferma sul 3. Massimo ha fatto 3. Ed ecco che sta per tirare Andrea. 4 vinto! Dunque, avendo vinto, che cosa c'è sul 4? Dunque, la situazione del gioco è questa. Io, avvantaggiato di un punto, sono al numero 4 e tu al 3. Dunque, devi tirare te. Allora faccio tirare la mia valletta. Ecco che Cristiana sta per tirare. Il dado rotola! Si ferma sul 5. 5. 3 più 5, 8. Adesso però devo giocare la mia squadra. Tira tu, Katia. Ed ecco Katia che sta tirando! Bellissimo! Insomma, non bellissimo. 3. 3 più 4 fa 7. 7. Oh, stavolta hai vinto te. Ma che cosa vorrà dire quella P? Massimo, mi dispiace, hai una penitenza. È la vita. Come penitenza, vai lì. Io chiamerò 6 bambine, 3 della mia squadra e 3 della squadra avversaria. 3 bambine della mia squadra, tu Cinzia, tu Sandra, tu Patrizia, invece dell'altra squadra Marina, Cristina e Rossella. Io a queste bambine darò una piuma con la quale per 30 secondi dovranno fare il solletico a Massimo. Massimo però non dovrà ridere. Ecco le piume. Tieni Rossella, Cristina, Rina. Ecco. Vediamo l'orologio. Pronti? Via! Ed ecco Massimo che resiste per un sorrisino debole là. Là già, gli fanno il solletico da tutte parti. Vediamo, questa penitenza durerà ancora altri 7 secondi. Forza Massimo, dai Massimo che ci riesci, stai ridendo Massimo. Massimo, stai ridendo Massimo. Cosa ridi? Pensi ad altre cose tu, Massimo. E che cosa fai? Alt! Benissimo, Massimo è riuscito, 30 secondi sono passati senza che lui abbia riso. Congratulazioni. Dunque, per ora la situazione è questa. Io sono al 7, tu all'8. A te il dado. Ma chi fai tirare? Questa volta invece faccio tirare a Cristina. Va bene. Ed ecco Cristina che si avanza, prende. Pronti? Il dado. Via! E vediamo. 4! 4! Ha preso 4. Adesso 8 più 4, 12. Bellissima addizione. Ti ho superato. Adesso vedremo cosa fanno i miei. Io invece... A te il dado, Federica. Vediamo, ecco Federica che sta per lanciare il dado. Rotola il dado. 6! Superato! Massimo, l'ho superato. Ma che cosa c'è al 13? Continuiamo il gioco e Massimo è a 12, io a 13, avvantaggiato di un punto. Ancora il dado a te. Chi scegli? Scelgo. Isabella che avanza con un passo da bersagliere. Ecco, pronti, via! Vediamo, momento. Sembra 4. Sì, è 4. È 4. 12 più 4. 12 più 4 è 16. Bellissimo il conto. Mentre per la mia squadra scelgo Arcibaldo.
con passo silenzioso da gatto, prende il cubo che è più grande anche di lui, tira, via! Vediamo. Sembra due. Due. Dunque, 13 più 2, 15. Quindi Massimo è avvantaggiato di un punto. Il gioco diventa sempre più interessante. Massimo ha 16 mentre io ho 15. Dunque, ancora il dado a te. Scelgo la Sissi. La Sissi? La Sissi con un sorrisino sta per tirare il dado e lo tira. Via! Il dado rotola, traballa. 3! Benissimo, 3! Dunque, 16 più 3, 19. Ecco il conto un po' allo sbaraglio. Mentre io scelgo per la mia squadra Patrizia. Patrizia che scende con i capelli biondi. Sì, lo sapevamo già comunque. E tira, vediamo. 6! 6! Insomma, è ancora valido io penso. 6! Dunque, 15 più 6, 21! E passiamo in testa. Proseguiamo il nostro gioco. Ah, Massimo, ti ho superato di 2 punti. Destino. Eh beh. E tu sei ancora a 19, mentre io sono a 21. Beh, ti rilascio il dado. Ti lancio. Faccio lanciare a Chicco. Va bene, Chicco. Bravo, Chicco. Vediamo cosa fa. Prendi il dado. Pronti? Via! Guardiamo, guardiamo, momento. Sembra 4. Sì, è 4. È 4. Va bene. 19 più 4 fa 23. 23, benissimo. Sono andato proprio avanti adesso. Io invece prendo Sandra, vieni tu. Sandra è la solita calmona, tutta calma, tira bene e cerca di via fare un bel punteggio, vediamo, momento. Sembra 3, dunque 21 più 3, 24, ma sta a vedere che è un'altra penitenza, però questa volta la penitenza la fai tu, oh no, ma che cosa c'è da fare? La penitenza consiste nel mangiare delle mele appese a un filo senza toccarle con le mani, ma come si fa? Bisogna riuscirci. Pronti, via! Forza! Dai! Forza! 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 Comunque le mele che sono per terra le mangio io. Già, mangiale. Continuiamo il nostro percorso. Però sei avvantaggiato ad un punto. Come hai detto tu, è il destino. Però ti lascio un'altra volta il dado. Ma vediamo, chi fai tirare adesso? Questa volta faccio tirare a Giacomo. Benissimo, Giacomo. È un tiratore. Pronti? Bowling. Via! Tira. Sembra 3. È 3. 23 più 3, 26. 26, va bene. Prendiamo avanti un po'. Adesso prendiamo Luca. Vieni tu, Luca. Vediamo. Prende il suo bel dado. Via, tira. Momento. È 3. Dunque, 26. Guarda lassù, sul 27, cosa c'è? Allora abbiamo già superato la metà del percorso. E te sei sempre in vantaggio. Cosa vuol dire? Quando la squadra è più forte. Comunque, tu sei a 26 e io sono a 27. Sempre avvantaggiato in un punto. Adesso chi fa scegliere? Carlo, va bene. Carlo, prende il suo pronti, cubo. Via! Tira, un momento. Bellissimo. Arriva il giudice. Sembra 6. E 6. 6! 6. 26 più 6. 6. 32. Sono andata avanti questa volta. Insomma, adesso sta a me. Dunque, io ho fatto tirare a Teodora. Vieni tu, Teodora. La pacioccona che mangia i tortellini prende il dado. Dai, tira. Vediamo. E 3! Momento, vediamo. Dunque, 27 più 3, 30. 30. 30, sei in vantaggio tu. Momento, ma che cosa c'è sul 32? Questa volta sono in vantaggio di 2 punti. Sì, io sono ancora al 30 e tu sei già al 32. Ti rilascio il dado. Chi fai tirare? A Michele. Va bene, Michele. Micheluzzo, prendo il dado. Pronti? Via! Via! Vediamo cosa fa. Sembra 2. 32 più 2, 34. Sì, una bella pera. E te a chi fai tirare? Io faccio tirare Cinzia, vieni tu. Ecco, Cinzia
che prende il dado. Pronti? Pronti? Via! Vediamo cosa fa. Cinque. È cinque. Superato Massimo. Dunque, 30 più 30 più 5, 35. Un momento, ma sotto 35 cosa c'è? Ma come va lì, bella bimba, bella bimba, bella bimba? Ma come va lì, bella bimba, bella bimba, bella bimba? Siamo già arrivati agli ultimi tiri. Ancora te il dado, Massimo. Chi fai tirare? Questa volta faccio tirare a Marina. Bene, Marina. Marina prende il dado. Ecco, pronti, vediamo cosa via. Fa. Marina cosa fa? Sembra 6. No, no, non è 6. No. Sembra. È magico. 5. È 5! 5 e 4 più 5, 39. Chi mi fai tirare? Io per la mia squadra faccio tirare Cristina. Vieni tu. Ecco Cristina che sta per prendere il dado. E adesso lo prende. Pronti? Via! Vediamo cosa fa Cristina. Sembra 3. 3. E 3. 3, dunque, 35 più 3, 38. 38. 38 per la mia squadra. Ma cosa vuol dire quella P? Non c'è 2 senza 3. Massimo, non è un premio, è una penitenza. Comunque, guarda, siamo buoni oggi. Dato che siamo nel periodo natalizio, questa penitenza è molto carina e simpatica. Speriamo. Questa penitenza consiste nel fare 5 giri di questa pista qui, tenendo in mano, tenendo sulle braccia, una lunga fila di pacchettini e pacchettoni. Beh, allora, possiamo iniziare. Stai lì, che... Tanto io mi... Tieni, Valletta. Ale, è uno. E due. Momento, e qualche pacchettino molto piccolo. Via! Forza Massimo. Dai Massimo, forza! Bella Massimo! Massimo! Ed ecco che sta portando la fila di pacchi. Forza Massimo! Dai Massimo! Forza, dai! Massimo! Massimo, forza! Bravo Massimo! Dai! Massimo! Forza, dai ancora! Dai, dai! Massimo, ci sei riuscito buttando però 2 pacchi per terra. Comunque, ci sei riuscito. Bene, bravo. Proseguiamo con i nostri tiri. Ancora te il dado, Massimo. Faccio tirare alla... Come si chiama? All'Antonella. È forza, Antonella, dai. Vediamo cosa fa l'Antonella. Pronti, via! Cosa fa? Cosa fa? Vediamo. Sembra... Cosa sembra? 2 2 2 dunque, 39 più 2, 41. Che bel sole che c'è, il 41. Io per la mia squadra faccio tirare Massimo. Ecco, Massimo che arriva, prende il suo dado. Senza denti. Via, tira. Via. Cosa fa? Sembra 4. È 4! 38! Più 4, 42. Adesso andiamo a vedere che cosa c'è il 42. Questo potrebbe essere anche l'ultimo tiro, perché per primo sei tu che tiri, se fai 6 hai già vinto. Chi fai tirare? Alla Rossella. Bene, Rossella. Scende, ecco, con due Rossella. Trecciole, prende il dado. Vediamo. Pronti? Pronti, via! Via! Tutta fiduciosa, vediamo cosa viene fuori. E 4! 4, e non è l'ultimo 4, tiro. 45! 45, e non è l'ultimo tiro. Io invece per la mia squadra faccio tirare a Giancarlo, vieni tu. Giancarlo, vediamo. Vediamo Giancarlo. Pronti? Via! Piano. Bellissimo questo tiro. Sembra è 2! E infatti! 42! Più 2, 44! Che cosa
ci sarà sotto il 45? No. Certo, questo è l'ultimo tiro. Eh sì, Massimo, non si può arrivare tutti e due in finale. Uno di noi sballerà. Speriamo che nessuno dei due sballerà. Adesso che fai a scegliere per la tua squadra? Tiro io. Va bene, tiri tu. Quindi io dopo tirerò io per la mia squadra. Pronti? A posto? Via! Vediamo cosa fa Massimo. 6! Un momento! Beh, purtroppo tu, facendo 6, hai sballato. Quindi spero anch'io di non fare un tiro così grosso. Beh, adesso vedremo cosa faccio. Dunque, vediamo. Pronti? Via! Vediamo che cos'è. È 4! 4! Da buoni amici bisogna essere proprio, bisogna essere sportivi, quindi ci daremo la mano. Beh, ci può darsi che un'altra volta che vincerai tu. Va bene. Comunque, spero anche che anche voi a casa vi siate divertiti e che insieme a noi, insomma, abbiate partecipato per me o per Massimo. Comunque, auguri, come c'è proprio scritto al 48.